Oggi la nostra meta è un agriturismo vicino a Campotto, nel parco regionale del Delta del Po, nelle Valli di Argenta. E ora le due domande quiz della terza tappa. Si può trasportare una bici andando su un'altra bici? E secondo, su questo ponte di assi di legno chi può transitare? Lo scoprirete soltanto vedendo. Il primo paese che tocchiamo è San Giovanni in Persiceto, in cui entriamo per una veloce visita. Purtroppo per tutta la mattina pedaliamo incrociando auto, camion e trattori, anche su strade secondarie e di campagna. Una breve sosta in un parco dove il suono delle cicale è quasi assordante e vediamo una scena alquanto bizzarra. Verso le 13 entriamo nella Porta Bologna a Pieve di Cento e poi siamo costretti a transitare sotto i portici per evitare un mercato. A un certo punto però la traccia GPS che avevamo creato a casa ci porta su una strada sterrata che diventerà poco dopo poco più di un prato. Un errore? Boh, perlomeno qui non c'è traffico. Nel pomeriggio comunque proseguiamo su strade secondarie sempre poco trafficate con un cielo che diventa via via sempre più minaccioso. Ma ora la risposta alla seconda domanda quiz. Aiuto. Ma una macchina. Oh signor, passano le macchine. Finalmente, nel tardo pomeriggio, arriviamo nelle Valli di Argenta e ci ritroviamo immersi in un ambiente spettacolare. Domani ci raggiungeranno i nostri due amici Antonello e Silvia, con cui condivideremo le nostre prossime due tappe. Iscrivetevi al canale così da non perdere le prossime puntate e se non li avete ancora visti guardate tutti i video di Alessandra e Dante sulla Via Francigena.